Dalla riunione di questa mattina tra governo e presidenti di regione è emersa la volontà di uniformare i comportamenti di tutte le regioni non comprese nella zona focolaio del coronavirus. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano nel corso di una conferenza stampa convocata nel pomeriggio presso la sede del Dipartimento regionale Salute. Emiliano ha evidenziato come le misure adottate saranno frutto di una sintesi derivata dalle ordinanze inviate al governo dalle varie regioni e successivamente uniformate dalla task force istituita presso la Presidenza del Consiglio. Questi provvedimenti sono stati condivisi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista tecnico. Adesso il dottor Montanaro e il dottor Michele Conversano stanno trasmettendo alla conferenza delle regioni e al Consiglio dei Ministri il testo, diciamo, delle proposte che abbiamo fatto per la redazione dell'ordinanza, e il Consiglio dei Ministri tra un'ora circa approverà sia l'aggiornamento del DPCM per la gestione delle situazioni di emergenza, sia appunto questa ordinanza tipo, e da quel momento le regioni potranno quindi adottare tutte lo stesso provvedimento. Nel corso della conferenza stampa Emiliano ha anche ribadito l'obbligo per tutti coloro i quali provengono dalla zona rossa di informare le autorità sanitarie e allo stesso tempo, pur confermando l'assenza di contagiati dal coronavirus in Puglia, ha rimarcato come le nostre ASL siano pronte a fronteggiare l'emergenza. Laddove diciamo così, ci sia un caso uno e quindi ci sia un principio di cautela, è chiaro che siamo pronti ad avere zone che evitino, diciamo così, nei casi estremi di avere contatto con le sale d'attesa dei pronto soccorso. A tal proposito, il direttore del Dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro, ha assicurato i medici sulla fornitura di materiale utile per operare in sicurezza. Tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia ci hanno fatto pervenire grosso modo il quantitativo di mascherine e di occhiali, che sono i tre DPI più frequentemente utilizzati, dei quali abbiamo fatto ordine e stiamo aspettando consegne, o che consegneremo nelle mani della Protezione Civile perché proceda alla fornitura diffusa su tutto il territorio regionale. Noi abbiamo bisogno grosso modo di 300.000 occhialini e maschere FFP2 ed FFP3 per mese. Quindi grosso modo questi sono i quantitativi dei DPI maggiormente utilizzati in questo periodo. Chiaro che se si dovesse diffondere l'epidemia, e nella speranza che ciò non accada, i quantitativi e la diversità, la diversificazione dei DPI aumenterebbe con le tute, con altre forme di protezione che in questo momento dobbiamo programmare in termini di fabbisogno da rappresentare alla Protezione Civile, ma che ci auguriamo non dover mai servire.